foglie vedrete che c'è un profumo. Si tomano una soja, van a ver. Ahí está el palacio. Guardate, il palazzo è giusto là. E la piccola torre, la bella, questa torre è la torre del reloj, il campanile dell'orologio del municipio della città, dell'ayuntamiento. Entonces es genial, vamos a tener un buen lugar a la sombra, a l'ombra. Entonces, los que quieren pueden hacer un ticket para subir en el puente si quieren. Bon. Ah, e qua vi l'ha scritto. Avanti e l'avanti. La pietra grande per la mia. Ah, guarda. Erbe di Provenza. Ma insomma, pensavo costasse di più io. Ah, non ho visto. 5 euro. Un tappeto? Sì. Pensavo di più. Sarebbe la pena. Ne ho già visto. Sono 6 sacchetti. 6 euro, non ho capito bene. Vabbè, comunque. Él hacía caso. Un poquito te queda. Adelante, avanti. Mancano? Mucho? Mancano. Io sono. I miei? Los míos? No, però vedi, hay otro grupo che si parò e si farà insieme. Mi è già passato, tornare. Due miei che sono andati, mancano dei giapponesi, si fa vedere la differenza. Non hai visto che... Allora... Prendo una foto, voglio vedere.
finiamo giusto lassù. Vamos a terminar qui sopra. Van a bajar por esta escalera. Scende di qua. E l'uscita si fa di là. La salita sarà qui. Ah, ok. Alla derecha, derecha, derecha. Destra, destra, destra. Dove si comincia? Vamos a empezar con il Palacio Viejo e vamos a subir así, andiamo di là, passiamo là. Questo è il donjon della torre principale, la più difficile da attaccare. Dunque là dove c'è la piccola finestra, dove hai la piccola ventana, è il quarto dei papás. Abajo hai una riserva, il tesoro bajo. Il quarto del camerlengo, il primer ministro, eh? Il quarto de los papás, la stanza dei papi, la biblioteca, la guardia. E poi vamos a passare, ahí estará una muy bonita pequeña sala, una stanza molto bella che si chiama la chambre du cerf, tutti a così. E la stanza della grande cappella, la grande chapelle, vi ho detto che la grande cappella all'exposizione, tiene l'exposizione. E quindi andiamo a terminare dove è questa ventana, dove c'è questa finestra dell'indulgenza. Los che quieren van a subir ahí atrás de los pináculos, dietro i pinacoli, para ir a las torres, per andare là. Y al fin si scende là, hasta 10 vamos a cruzar el patio que actualmente ya todo está un poquito anormal. Normalmente no se entra por aquí y no está siempre abierto, entonces aprovechan, aprofítate porque esta sala no es siempre abierta. La grande audiencia o la tribunal de la Haute, era el tribunal eclesiástico, ¿de acuerdo? Attualmente dentro del cortile, all'interno del patio, hay todo un sistema teatral, no sé, perché hay un festival de teatro enorme. Avignon es el más grande festival de teatro en Europa. Dan hasta más de 1000 espectáculos en un mes. Es increíble, increíble. Cada rincón, cada paseo erónico, etcétera. Palazzo fa è un grosso mercato anche per i professionali, è un grande mercato anche per le televisioni, cinema, eccetera. Vienen a comprare gli spettacoli. Entonces han visto la cucina, il comido, obras, avete visto delle opere di un artista che si chiama Eva. Si vede. Si vede. Là lo vedete bene da vicino, la cerca dove si è tutto. Si vede molto bene. Había che vedere come llegaron con il
si vede che è un fatto religioso? Ah, tutto religioso. Tutto religioso. Presti bene, pure esso, necessitarò di prendere la quinta escalera, come si può pensare. Boh. Potete ritornare per l'Expo, potete subire, potete andare su, passare lassù per la torre, per andare fino alla torre. Se no, l'uscita è là, la salita sta qui, passano le escaleras, la barbacana, otra puerta, otro cancello, otra reja, d'accordo? Se non saben, abren la primera, aprite la prima, entran, se cierra atrás, están entrapolados, la trappa della barbacana. Si están afuera, la barbacana es una trappa. Si están afuera, hay un hueco aquí para poder tirar muchas cosas. Si va di Laura, eh? Vero? No. Ponte di Avignone. Tutto, d'accordo? Andiamo così. Poi di soldi, perché dopo al finale vi lascerò un pochino di tempo libero, después di terminare vi voglio lasciare un pochino di tempo. E... siamo veramente sulla zona estensione francese Mazzarino, realmente lo che le dice dell'estensione Mazzarino. La calles a quadrados, le strade così a quadrato, è tipico di questa idea 1600-1700. Allora, in francese si dice hotel. Durante secoli per un ospedale, l'ospedale. Después es una residencia para gente rica, es una residencia de gente que ha molti soldi, ¿no? Y sono per noi, diciamo, o hotel particulier o hotel à la française. Alors, si è un hotel à la française, è sempre una casa con un giardino e un patio. Un cortile, un giardino, un jardin. Si dice todavía en francés, ancora oggi si dice vivre entre cour et jardin, vivere tra cortile e giardino. E nel fondo del giardino, se avete ancora dei soldi, se tienen todavía dinero, hai l'orangerie, le sere tropicali per mettere gli alberi, la sera per los... E se no, tienen come lo ven qui, la fila. Del fondo dei giardini, tutti i giardini stanno a mano destra, i giardini sono a destra, e là avete le scuderie e le carrozze, le cavallerizze e le carrozze. Le case stanno qui, d'accordo? Una nuova architettura, mettete una nuova architettura, una nuova aristocrazia, una nuova, perché così sono pro-francesi questi, la gente del lato del re di Francia, perché giustamente vogliamo cambiare, vogliamo cambiare questa aristocrazia locale, molto provenzale, per mettere più francese, per poner ma francese, il re viene di ponere la mano sulla Provenza, vogliono far vedere e integrare e far diventare francesi queste popolazioni, quieren trasformare il nostro provenzale in francese. Quedamos como en muchos países todavía con la oposición entre norte y sur. Ancora oggi c'è una opposizione norte e sud. Dopo vi spiego il perché di queste finestre. Avete là
tutti questi edifici, ma come qua c'era il muro, come qui hai la parete, così non hai grandi avenida che salen, era cerrato. Entonces il problema è quando aprendo eso, quando aprono questo qua di fare dei cavi, dei atti di transizione. Allora, qui dove sale dove esce questa corrente, passage a gas. C'è un signore a gas, una persona. En la realidad Dunque, vi ho detto, ma io ne so più che...